Alessandra Visconti, è sempre bello incontrare i ragazzi, i giovani che fanno sport qui a Ravano. Hai provato a portare nella tua casa, quella della pallacanestro, appassionati anche di altre discipline. È bello che un torneo che per 30 anni è stato solo calcio, da qualche stagione si sia aperto a tutti gli sport. Sì, è bellissimo. Soprattutto abbiamo fatto provare a tirare un tiro libero ai ragazzini di calcio, di pallavolo, anche rugby. Quindi fargli toccare con mano un po' gli altri sport è molto bello, secondo me. Tra i tanti messaggi, uno che secondo me è centrato, hai detto a questi ragazzi: ricordatevi di fare bene a scuola, perché chi va bene a scuola va bene nello sport, sono due cose che si aiutano. Sì, è sempre stata una mia filosofia di vita e comunque vedo che i risultati ci sono, perché anche io stessa, nei momenti che magari non avevo esami all'università e che magari ero un po' più tra le nuvole, anche in campo non rendevo come rendevo invece quando avevo la testa concentrata sui libri e comunque sul pezzo, come si dice in gergo. Sperando di aver creato qualche appassionato di basket del domani, il domani più immediato è la prossima stagione. Genova cosa deve fare per riuscire a trattenere una realtà importante come quella della NBA Zena, del presidente Mangiapane, di voi ragazzi? Insomma, ci vorrebbe una risposta un po' della città. Sì, fondamentalmente i soldi, perché stiamo cercando uno sponsor che ci permetta di tenere a Genova alla 2, quindi speriamo, appello a tutte le unità, aiutateci, cioè, è brutto da dire, ma la pallacanestro è questa.